Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Martedì 22 ottobre si è svolto nei locali della libreria Erasmo in via degli Avvalorati 62 a Livorno un incontro a cura dell'associazione Centro Donna Evelina De Magistris con Maria Luisa Boccia. Il tema era la rivoluzione necessaria, la sfida femminista nel cuore della politica. Abbiamo ascoltato proprio la stessa Maria Luisa Boccia. Senta, un incontro quest'oggi che ha un titolo un po' curioso, sulla rivoluzione femminile. Beh, perché curioso? Strano. No, di rivoluzione abbiamo parlato tanto tempo fa e comunque certo non la intendiamo nella maniera leninista, presa del palazzo, conquista di potere, no, scontri a frontale. Per noi è stata soprattutto una rivoluzione nelle vite, quindi esistenziali, cioè quando abbiamo la rivoluzione, la mia femminista di riferimento, Carla Lonzi, la chiamava rivolta, quell'atto che una donna fa, che se, da pensarsi in rapporto all'uomo si pensa in rapporto a se stessa, alle donne, quindi simbolica ed esistenziale. E poi però l'abbiamo messa al centro degli incontri di Pestum sia dell'anno scorso che di quest'anno, perché l'abbiamo chiamata una rivoluzione necessaria, quella che richiede la crisi che viviamo, le condizioni del presente, anche di vita materiale. E noi pensiamo che il punto di vista femminista, sulla, anche proprio sulla crisi economico-sociale, sui rapporti economici-sociali, sia fondamentale per poter pensare e praticare un cambiamento possibile, ma necessario, prima ancora di possibile. La possibilità bisogna trovarla, ma la necessità c'è nelle cose. Dal punto di vista politico, cosa pensa di queste famose quote rosa? Ma guardi, io penso che le quote rosa sono uno strumento inefficace spesso, perché ridurre la presenza delle donne solo a un numero e la donna come donna, vediamoci, penso che questi luoghi tutti maschili fanno effetto e fanno impressione, ormai è il segno più vistoso della separatezza dalla vita, no? Dall'esperienza che è di donne e uomini. Però se poi si prescinde da quello che una donna è, pensa e fa, mi pare difficile. E sono inefficaci anche per le donne stesse, le rivendicano ma poi quando vanno lì non praticano differenza, non cercano rapporti con le donne, entrano nelle logiche della politica e dei partiti, quindi francamente non mi sembra che hanno prodotto grandi risultati. Quindi la via d'uscita, diciamo, quale sarebbe? Beh, per noi le uscite sono difficili da pensare, però per noi la strada possibile è quella intanto di, che noi chiamiamo il partire da sé, di partire dall'esperienza, dalle condizioni di vita materiale, quindi la politica deve radicarsi di nuovo nella società, nei luoghi di lavoro, nei luoghi della vita associata, nelle scuole, insomma in tutti i luoghi pubblici, per noi anche in quelli privati, anche nelle famiglie, ecco, ripartire dalle persone, dai soggetti in carne e ossa e dalle condizioni di vita e dai luoghi delle condizioni di vita. È un percorso che può sembrare più lungo, guardi che a Pestum c'erano tantissime donne che fanno tantissime, sono dentro vertenze, conflitti, esperienze di autogoverno, di rapporto anche con le istituzioni, anche critici, di criticità, e quindi c'è una orizzontalità diffusa, una politica ricca in realtà in questo paese. Quello che manca, e questo manca anche a noi, non l'abbiamo trovato, però a Pestum abbiamo detto che questo è il salto da fare, è mettere insieme e, come dire, trovare una verticalità, cioè un modo di aggredire e affrontare i centri della decisione e del potere con questa forza che può venire dalla politica praticata nella società. Io penso che non ci sono scorciatoie rispetto a questa strada, è più lunga, ma se la si persegue con efficacia, con tenacia e con idee forti, buone idee, con
fanno vedere bene la realtà e cogliere i punti su cui bisogna far leva, è una via che ci può. Del resto io ho visto positivamente la manifestazione del 19 a Roma, che a parte questi episodi molto piccoli e isolati che sono stati enfatizzati dalla stampa, era questo, cioè metteva insieme, che erano 40.000, 50.000 persone, questa politica, questa esperienza, tanti conflitti, tante vertenze, tante forme di iniziativa politica sulle questioni dell'ambiente, della scuola, della salute, di tante. E lì ci sono anche tante donne, ci siamo tante di noi. Mi viene una domanda che non so se definire ingenua o cosa, ma se è esistito, esiste il partito dei pensionati, perché non c'è il partito delle femministe? Beh, perché non abbiamo mai pensato che fosse quella la forma per noi più efficace, quella dell'organizzazione. Ci sono stati dei momenti in cui se ne è discusso, ma l'abbiamo sempre scartata. Noi siamo metà del genere umano, qualcosa anche di più grande dei pensionati, che in questo paese ormai sono grandi, ma un'entità notevole, e inevitabilmente siamo attraversati da differenze tantissime, anche di idee, di politica, e un partito riduce rispetto a questo, un'organizzazione riduce. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.